lei ha detto bene, Maura è quasi fuori di scena, non è fuori di scena perché a ragion di logica è un'area perfetta, è un'area che ha un passato e un presente sportivo, è un'area enorme, 75 ettari, pensate che dimensione enorme ha, che oggi sono chiusi al pubblico, perché non è che uno possa andare lì, cioè non è che i milanesi beneficiano di quell'area lì, non beneficiano affatto. Si potrebbe fare uno stadio occupando una parte piccolissima, questi 75 ettari, limitata, quindi voglio dire, secondo me è un progetto che ha la sua, ha una sua logica e non mi sembra che abbia, avrebbe un effetto devastante su quell'area. Dopodiché ci sono veicoli, ci sono proteste, mi sembra di capire che anche in seno al Consiglio Comunale e alla Giunta ci siano delle opposizioni, quindi vedo tutta una serie di ostacoli e penso che il sindaco da questo punto di vista sia dalla nostra, cioè anche lui la pensa come me, che la Maura sarebbe adatta, si potrebbe fare con un progetto limitato e così via. Detto tutto questo, noi non è che possiamo scommettere su una cosa tra l'altro così difficile, quindi sì, abbiamo in mente altre aree, direi che le aree probabilmente, con l'eccezione della Maura, sono fuori dal Comune di Milano, ma essere fuori dal Comune di Milano vuol sempre dire essere con la metropolitana, cioè insomma stiamo parlando di aree milanese, non è che sto pensando di poi possiamo allontanarci dal network delle comunicazioni di Milano. Quindi fuori di Milano da un punto di vista, come posso dire, sì burocratico, ma poi di fatto Milano è dappertutto. No? In che anno potrebbero mettere il loro piede nel nuovo stadio di Milano? Devono essere giovanissimi. No, sto scherzando, no, ma dunque guardi, beh, sicuramente prima della fine di questa decade. Quindi non so, 28, 27, 29, non so dire, ma certamente prima della fine di questa decade.